Primo nodo da sciogliere sarà il taglio dei compensi ai consiglieri di amministrazione. Non più di 1.000 euro al mese che saranno corrisposti a personalità con forti competenze tecniche non legate al mondo della politica. Il valzer delle poltrone nelle aziende partecipate deve ancora cominciare e il sindaco De Caro della ripartizione degli incarichi secondo il manuale Cencelli, il sistema di elargizione delle prebende più conosciuto nel mondo della politica, pare non ne voglia sentir neanche parlare. Secondo l'agenda dettata dal primo cittadino, la scadenza è grosso modo tra 20 giorni. Dopo la proclamazione degli eletti, tra un salto in spiaggia e un altro in municipio, De Caro si dedicherà alla riduzione dei costi delle aziende. Oggi, nella prima riunione ufficiale di giunta, il sindaco ha portato in approvazione la delibera con le linee di indirizzo, riduzione dei compensi, inserimento delle donne e dei dipendenti pubblici che dovranno controllare le società in-house. La presenza dei dipendenti pubblici non rappresenta più un obbligo di legge, ma De Caro vuole dare un segnale di cambiamento. Successivamente spetterà al Consiglio Comunale votare i nuovi statuti delle aziende, inserendo la parità di genere. Alcuni adempimenti sono stati già portati a termine dall'AMIU, grazie all'ingresso del Comune di Foggia. L'AMIU Puglia, nelle variazioni apportate allo statuto, ha inserito il gentil sesso e ha confermato per 3 anni il presidente Gianfranco Grandaliano. Per quanto riguarda AMGAS e multiservizi, il passaggio è successivo all'approvazione dei bilanci, mentre il prossimo anno toccherà all'ANTAB in concomitanza con la scadenza dell'incarico di presidenza di Tobia Binetti. Per individuare i nuovi consigli di amministrazione, De Caro ha annunciato la massima trasparenza attraverso la pubblicazione di bandi pubblici indicando i requisiti che i candidati dovranno possedere nel loro curriculum professionale.